Francesca, a te il compito di raccontare la Basilicata, una sfida non facile nel tempo in cui il racconto della Basilicata sembra quasi abbondare. Ma no, non abbonda mai, diciamo che non ce n'è mai abbastanza. Io sono nata e cresciuta in questa terra e sono molto orgogliosa delle mie radici, della mia identità, ma soprattutto di una cosa, della capacità di lucani di fare rete e del fatto di superare i confini, i pregiudizi, i luoghi comuni. Insomma, quante volte io mi sono sentita dire dove sei e io rispondevo sono lucana e mi veniva detto bella Lucca. Di fronte a tutti i pregiudizi che abbiamo dovuto combattere, credo che sia fondamentale davvero questo sentimento comune di voler mostrare tutte le bellezze della nostra terra. Io sarò una finestra su questi territori, sono contenta che si svolga a Potenza perché è il capoluogo, sono immensamente orgogliosa di fare il collegamento da Matera. Come delle cartoline, perché quanti stessi lucani spesso non conoscono alcuni comuni. Vanno via e rimpiangono i cambiamenti che avvengono, non poterli seguire. Quindi speriamo di far conoscere a tutta Italia, a tutto il mondo, i nostri luoghi, che sono bellissimi tutti, perché la gratificazione di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, vuol dire proprio questa, cioè una luce su tutti i comuni della nostra regione. Questo vuol dire cultura, no? Questo Capodanno Rai sembra essere però una tappa di passaggio, che questa volta appunto si ferma a Potenza, dando a Potenza una visibilità probabilmente mai avuta prima d'ora. Come dicevo appunto una tappa di passaggio, ma una tappa di passaggio è un percorso un po' più lungo che ci porterà fino al 2019. E tutto ciò sta generando molta positività, una cultura anche della positività in questa terra. Tanto si deve anche alla forza delle idee, ma anche alla forza delle idee delle persone. Uno di questi è sicuramente il lavoro che hai fatto tu con i tuoi libri, con i tuoi racconti. E allora, provando a raccontare un po' questo entusiasmo che si vive, tu con quale parole lo vorresti raccontare, lo potresti raccontare? Con il contagio delle idee, il contagio della bellezza e della positività. Tu hai detto bene, spero che questo sia il messaggio più importante di questo Capodanno. Potenza città è una città a volte anonima e oggi diventa estremamente visibile, il che vuol dire che anche in questa città, anche in questa terra, le cose si possono fare. Insomma, un bel incoraggiamento. Ma io sono venuta a Potenza, la conoscevo perché naturalmente essendo lucana sono venuta svariate volte da ragazzina, però devo dire sono rimasta molto impressionata dall'energia di questa città, dal fatto che tanti anche piccoli imprenditori abbiano voluto restare in questa città, abbiano voluto, io sono conosciuto anche un ristoratore che con i suoi soci hanno creato questo bistrò che è davvero, io sono entrata, ho sentito l'energia, ho sentito questi ragazzi che avevano un sogno, l'hanno realizzato, ho visto una città, il centro storico, la cattedrale, questo meraviglioso teatro, questa è bellezza e io devo fare un mea culpa perché per troppi anni quando ho sentito dire che Potenza non era una bella città ho sempre detto ma io devo trovare qualcosa perché in fondo è una mia perversione quella di cercare l'altro lato della medaglia, l'ho trovato, l'ho mostrato e ora spero che possa appunto sempre per ritornare alla parola al verbo che abbiamo utilizzato prima, io spero che possiamo veramente tutti farci contagiare da questo sentimento comune che è quello di cercare il bello e di saperlo mostrare senza polemiche, cioè uscendo veramente fuori da queste gabbie, anche perché sappiamo molto bene che cosa abbiano fatto le polemiche ai Sassi di Matera. Non facciamo lo stesso errore.